Il Lazio, culla della civiltà romana, della matriciana e del Frascati. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi parliamo di Poggio Verde di Cantina Pallavicini. Siamo a Colonna, in provincia di Roma, e la cantina Pallavicini ha una storia ultrasecolare che parte fin dal 1670, sempre concentrata nella coltivazione di vitigni locali laziali. Oggi parliamo del Poggio Verde, un Frascati superiore che è il biglietto da visita di questa cantina e che cerca di coniugare un buon rapporto qualità-prezzo. Il Frascati è un vino forse un po' dimenticato e non sempre conosciuto dal grande pubblico, ma va ricordato che è stata una delle prime DOC italiane. In particolare, come potete vedere dalla scheda, questo è fatto con il 70% di uve Malvasia Laziale, 15% greco e 15% bombino, l'annata in degustazione è il 2018 e la gradazione alcolica è di 13,5 gradi. Come sempre, prima di degustarlo, diamo un'occhiata più da vicino all'etichetta. E vediamo più da vicino la nostra etichetta, Poggio Verde, Principe Pallavicini, Frascati Superiore, questa etichetta con un fondo bianco, con il simbolo dorato della cantina e un disegno che riprende molto probabilmente il disegno della tenuta dalla quale viene ricavata l'uva per produrre questo vino. Andiamo a girare la bottiglia per le classiche indicazioni obbligatorie di legge. Troviamo la denominazione, come abbiamo detto prima, Frascati Superiore, l'annata 2018, il classico formato da 75 cl e la gradazione alcolica di 13,5 gradi. Anche in questo caso una bottiglia, devo dire, di una linea molto semplice ma comunque elegante, con questo fondo bianco, queste scritte in dorato, la fascetta che ci indica il fatto che questa bottiglia è una DOCG e viene ripreso anche il simbolo sempre in dorato della cantina. Bene, dopo aver visto come sempre l'etichetta, andiamo ad assaggiare il contenuto della bottiglia e ad assegnare i classici voti. Partiamo come sempre dal colore, un giallo paglierino brillante con riflessi dorati. Andiamo a sentirlo al naso. Note di mela e frutta tropicale, ma anche un leggero sentore di fiori bianchi e agrumi. Passiamo al gusto. Avvolgente, morbido, con una nota leggermente salina e un richiamo ai frutti sentiti al naso che ritornano e danno freschezza al palato. Chiusura persistente e molto piacevole. E adesso, come sempre, andiamo ad assegnare i classici voti. Per la fascia di prezzo questo vino prende 2 bottiglie su 5, si trova in vendita tra i 15 e 18 euro alla bottiglia, anche se si può trovare qualche annata precedente a prezzi leggermente inferiori. Per la versatilità assegno 3 bottiglie su 5, vino adatto per il pesce, ma vi consiglio di provarlo anche con piatti vegetariani e vegani, in quanto regge molto bene queste pietanze. Ottimo l'abbinamento con i crostacei e, perché no, anche con un primo di terra, come ad esempio un bel piatto di tagliatelle ai funghi. Sconsigliati invece con le carni rosse o con i formaggi molto stagionati. Sulla facilità di beva assegno 4 bottiglie su 5. È un vino fresco, piacevole al palato, da serata in compagnia di amici. Non richiede particolari esperienze per essere apprezzato appieno e accompagna molto bene una cena a tema di pesce oppure un pranzo fresco estivo. La temperatura di servizio è tra gli 8 e i 10 gradi. E arrivando come sempre al giudizio complessivo e personale, assegno 4 bottiglie su 5. Questo Frascati non sarà il migliore del mondo, ma sicuramente ha un rapporto qualità-prezzo molto interessante.
si lascia bere, non vi farà fare brutta figura se lo regalate per un invito a cena e vi consiglio di tenerlo in cantina in quanto potrebbe risolvervi qualche situazione dell'ultimo minuto, specie se legato a pranzi o a cene leggere. Vi lascio il link al sito di Cantina Pallavicini per avere una panoramica sui loro prodotti anche di altra fascia. Bene, e anche per oggi la nostra degustazione termina qui. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video. Condividetelo con i vostri amici e se avete qualche dubbio o qualche perplessità, hashtag AskTheWine e chiedetemi qua sotto nei commenti. Vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.